giuro che non l'abbiamo fatta apposta. Il Donk Shove River è una mossa tutt'altro che standard. Eppure in questo Party Poker Millions, dopo Giuliano Bendinelli a San Vincent, anche Andrea Crobu qui a Sanremo l'ha utilizzata in early stage, in un multiway davvero particolare. Sentiamo. Allora, situazione bui T1000, secondo livello, sono arrivato al tavolo a circa 10-15 minuti e ho giocato 3-4 mani con l'interessato della mano. Vabbè, comunque c'ho 100x, ho fatto un po' di sali e scendi. C'ho comunque 100x, apro 2002, da MP 9-7 di quadri, giocano l'hijack, il cutoff, il bottone e lo small blind. Il flop è Dama 6-5 con piatto totale 11.000, abbiamo gut shot e flush draw. Potrei sia cibettare che checkallare che checkraisare. Ho preferito per il check, dopo il check dello small blind, perché alcune volte vengo raisato, siccome nel piatto c'erano degli occasionali, siccome usano size troppo elevate, tipo 3-4 pair, si ingrosserebbe troppo il pot e metti che se cibettassi 6.000 raisano 20-22. Non mi piace far call e check foldare il turn, non mi piace neanche shovare, cioè, anche se ci può stare. Sono comunque 100x, in questa struttura si può anche fare perché c'è il rebuy. Comunque vabbè, decido di checkare, check e jack cut off e il bottone interessato in quelle quattro mani che ho detto prima. Betta 2004, una size molto piccola. Vabbè, passa il small blind e qua non posso che check raisare, ho troppa equity e molte volte vinco la mano anche subito. Il range che betta questa size non so, può essere un range a caso, un 6x, non penso che checkerebbe dietro. Potrebbe bettare una dama, dama 10, dama jack suite, forse anche off. Vabbè, comunque check raise 8007, folda e jack cut off e lui tankalla. Il turn è un 6 di picche, che pera. Il piatto è circa 26, opto per una size 2 terzi piatto per poi sciavare il river, perché abbiamo un'esatta pot size. Il turn è un turn molto bello perché le combo che erano set al flop sono diminuite, 6-6 diventa una combo, poi c'è ancora 5-5, 5-6 suite diventa ancora più improbabile, le dame penso l'avrebbe comunque tribattate pre-flop. Niente, faccio 17-8, lui tanca a un minuto. E qui raisa, fa 41. Quando raisa qua sono certo 100% che qua è sempre bluff, perché c'era history anche da prima, dato che l'ho aggrato due spot, penso che con full o anche con anche Sodama mi avrebbe lasciato spigolare 100%. Ma a parte che anche Sodama non penso ce l'abbia nel range, perché secondo me l'ho tribata pre-flop e K-Dama sarebbe troppo tricky da raisare, non è in grado di fare una mano del genere, anche se non è male come mano. Idem full, anche 5-6, 5-5, quads, penso che chiamerebbe sempre qua. Quello che resa turn, penso che sia una mano con proprio no equity, anche se ho pensato che cosa bet calla flop, questo no equity. Quindi ho pensato che avesse anche lui un draw, tipo asso x di quadri, cap x di quadri. O stesse resando anche, non lo so, 8-9, 3-4, una mano così, non lo so, con mezza equity. Decido di chiamare e non di sciovare, perché le volte che io sciovo quando ho proprio fold equity e metti che c'ha 8-9, metti sti 35-40 su 200 e perdi il piatto con 9 alta, mi girerebbe un po' le scatole. Le volte che lui c'ha asso x di quadri, cap x di quadri, ciao vabbè, ovviamente li chiamo da committed a perdere il piatto. Ho pronato di chiamare, di don't sciovare i river che non siano quadri 9-7-8, e le volte che cade quadri 9-7-8 ci avrei checkallato, perché ci sono anche range di bluff. Il river è un jack di pick, è una carta inutile a meno che non avesse jack 10 di quadri, k jack di quadri. Comunque don't sciovo qua, penso che il mio percepito sia abbastanza forte, anche se sarei troppo sbilanciato sul bluff qui, perché qualora avessi le dame full di 6-6, 6-5 suite ed avrei checkato il river, perché qua o sta resando bluff o sta resando full, in teoria. Quindi checko, lui il bluff lo sciova, il full lo sciova e quindi lo autoculo, però è una mossa che faccio da più sbilanciato, però in un field che nessuno mi conosce, non sposta niente. Vabbè, comunque don't shove e lui, come mi aspetto, snap folda
qualora avesse avuto Jack X di quadri, non so, penso avrebbe fallato comunque, non lo so. Penso sia un action abbastanza strong e niente, ha snap foldato come mi aspettavo, diciamo.